Venerdì 23 marzo, ben ritrovati con l'edizione del pomeriggio del TGL News. In primo piano parliamo dell'inaugurazione della nuova conca di Isola Serafini prevista per questo pomeriggio. Si tratta di un'opera unica nel suo genere che rappresenta un importantissimo passo avanti per quanto riguarda il rilancio della navigazione interna, commerciale e turistica del paese. La nuova conca è infatti la più importante in Italia per il dislivello da superare tra monte e valle dello sbarramento, variabile tra i 4 e i 13 metri in funzione della portata del fiume. L'importo complessivo del progetto è di 47 milioni di euro, cofinanziato al 20% dalla Commissione europea. Spostiamoci ora sul grave incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi lungo la strada della Caminata a Castelnuovo Fogliani, nel comune di Alseno. Un motociclista ha infatti perso il controllo del proprio mezzo, venendo sbalzato e finendo sull'asfalto. Oltre ai sanitari del 118 di Fiorenzuola, è intervenuta anche l'eliambulanza che ha trasportato il ferito all'ospedale di Parma. Le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita. Sempre a proposito di incidenti, nella tarda mattinata di oggi un piacentino di 77 anni ha perso il controllo della propria vettura salendo con le ruote sul marciapiede e finendo a ruote all'aria proprio in mezzo alla strada. Le sue condizioni non dovrebbero essere gravi, anche se ovviamente lo spavento è stato enorme. Stiamo parlando di via Boselli a Piacenza. Sul posto la polizia municipale per i rilievi e soprattutto per regolare il traffico in tilt a causa della vettura capottata. Chiudiamo parlando dello sciopero di 24 ore da parte del personale di trasporto pubblico SETA previsto per domani, che potrebbe dar luogo a disagi pregiudicando la regolarità del servizio. Sul nostro sito liberta.it trovate tutti i dettagli. La nostra edizione termina qui, il prossimo appuntamento con il TGL News è alle ore 18.